lo ridico anche in questo video, per comprarvi le scarpe dovete guardare la misura americana. Quando vi diciamo stesso numero, dovete guardare la misura americana di quella che avevate prima e di quella che andrete a comprare. Ieri è venuto a casa mia Andrea per fare come al solito l'unboxing. Abbiamo recensito velocemente due prodotti, uno molto interessante per i pettorali, per le spille per i pettorali da gara, un secondo comunque interessante. Il video è stato intermezzato da una serie infinita di cose, comunque cercherò di raccontarvi nel corso del video stesso quali sono le mie opinioni in modo tale che poi possiate avere una visione completa di questi due prodotti. Sappiate comunque che nei prossimi giorni, durante la settimana, avrete nuove recensioni davvero interessanti, quindi lascio la parola ad Andrea, vediamo cosa ci racconta. È tutta con filtri. Buongiorno Andrea, mi hanno detto che nei Reels io e te siamo molto molto bravi, oggi ne faremo uno. Ad ogni modo iniziamo come al solito nel weekend partendo da un piccolo unboxing. Stai attento che il coniglio ti sta mangiando i piedi. Stai No. attento, eccolo qua, eccolo qua, No, 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 eccolo qua. no, no. C'avevo il cellulare in mano. Adesso io voglio vedere i messaggi di chi ti ha scritto che nei Reels andiamo via bene, ma mi sa che è una bugia che ti sei appena inventato. Oggi la devo aprire, aspetta che c'ho le chiavi. Ma che maglietta ti sei messo, no? Giusto per capire. La maglietta sembra quella di Pacho Herrera di Narcos, hai presente? Sì, ho Hai presente, ma. guardato Narcos o me lo stai dicendo solo per Ma educazione? lo sto dicendo per farti piacere, perché Ah, come sai ok. io sono vecchio. Il problema di Pacho è che aveva gusti differenti dai miei, ma vabbè. Ma il coniglio mi sta mangiando il tavolo da ping pong, o forse anche il. Io mi mangerò il tuo coniglio prima o poi. Ma sta ingrassando, comunque, non. Infatti, là. È stato facilissimo da aprire. Ah, plastica. Ma che cos'è? No, Aspetta un attimo. qua non ti ho detto di chiudere gli occhi perché comunque giustamente tra poco ci sarà la scarpa da aprire, questo sarà molto più difficile. Bibap. Sono le calamitine per i pettorali. Beh, Ma le userai domani alla gara oppure no? potrei testarle domani, no? Aspetta, Oddio, questo cos'è che è? Ah, questo è per metterle via e non perderle, Max. Queste sono le spillette blu per la maglia dell'azzurra, quindi queste le potrei usare io. Ma puoi prendere tutto te, sei il mio boss, quindi giustamente devi prendere tutto Che te. io sia il boss era sicuro. Guarda qua quante ce ne sono. Quelle gialle con lo smile sopra, queste le userai te. E quelle nere che potresti usare sempre te. Io direi che userò quelle. Oddio, guarda come si attaccano forti. Le proviamo domani, così se perdo il pettorale l'ho perso e basta, mi squalificano. Sono curioso di provarle. E già qua dietro dice non più fuori nella maglia tecnica. In effetti, la mia canotta dell'azzurra io che gareggio abbastanza tanto, ce ne ho due e sono tutte e due distrutte. Potenti, leggere, facili, veloci da applicare, adatti a molti sport, garantiscono massima tenuta in tutte le condizioni e materiali. Quindi domani la provo sulla mia canotta dell'azzurra. Mi sembra che pesino relativamente poco. Niente, dai, domani faccio una mezza prova, tanto mezza maratona, forse domani piove, quindi direi situazione estrema, forse la più estrema era farsi la maratona con la pioggia. Vabbè, domani proviamo con la mezza e vediamo che succede. Tra l'altro nei prossimi giorni esce il video un mese alla maratona e poi soprattutto so che ci sono grandissime novità per il canale, ma questi bibap li consigliamo, metto qua sotto come comprarli. Adesso ti mando però il secondo pacco che è una scarpa molto innovativa, però non rimanere sorpreso se non è uno dei marchi più famosi e di questa scarpa è stato lanciato appena da pochi giorni. Un modello mi è arrivato da Amazon, te lo Aspetta, lancio. aspetta, aspetta, io non ho capito questo come si apre, Max. Lo vediamo poi. Vabbè, Vedi tu. dai, poi lo vedo. Tanto facciamo, credo settimana prossima a sto punto, la mezza recensioncina di come sono andati, perché io li provo. Domani ti tocca uscire con un pettorale anche te a fare le salite, magari così lo testi insieme. Per quanto riguarda le spille, sono prodotte da Bibap in Italia, pesano circa 3-4 grammi l'una, quindi
intorno ai 18 grammi per essere utilizzate sul pettorale. Tra l'altro Andrea ieri ha proprio vinto la mezza maratona e ovviamente le sfide non gli sono cadute. C'è ovviamente, dal mio punto di vista, una ragione per non utilizzarla, ma soltanto se siete molto conservativi, perché la spilletta tradizionale è quella che ovviamente ci ricorda l'Atletico, ma altrimenti in generale, come me, utilizzate la Mont Blanc stilografica, altrimenti secondo me queste spille valgono davvero la pena. Dai, va bene, io domani secondo me potrei andare al lago di Varese, non vengo a gareggiare perché sono vecchio, non posso gareggiare due volte di fila, comunque vabbè. Va bene, ti mando il secondo pacco qua, le regole del gioco sono sempre le solite, tra l'altro il nostro coniglio sta saltando, non devi guardare di che scarpa si tratta, la devi toccare, devi dire quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche, poi magari ti faccio correre. Ciao! La devo accarezzare. Porca. Questo è facile, parti con il countdown, aprire qua. Sembrava già quasi aperto, conoscendoti pensavo che l'avessi aperta, invece no, non l'hai aperta. Minchia. Allora, sono scarponcini da trekking, mi sembra che pesi abbastanza. È davvero una scarpa innovativa, però ovviamente un po' diversa rispetto al solito. Allora, dici sempre che sono innovative. Minchia, questa pesa un sacco. Zanzare ovunque. Madonna. Beh, ma in questi giorni comunque, adesso che il tempo sta peggiorando, bisogna anche testare cose innovative. Allora, questa non la posso mai indovinare, a parte che ti direi che non mi sembra neanche una scarpa da corsa. Vabbè, se vuoi ti faccio aprire gli occhi e non lo indovinerai mai. Quindi siamo d'accordo che non è una scarpa da corsa. Non è una scarpa da corsa, ecco. E soprattutto è il... Balordo. No. Qua bisogna dire è un nuovo progetto di Timberland che è entrata nel mercato running o comunque athleisure, ossia di coloro i quali magari non corrono ma pensano di utilizzare le scarpe per piacere. Beh, dai, provatelo un attimo e poi dopo ti facciamo anche ti filmo con una piccola corsetta. No, direi che la piccola assolutamente corsetta, la piccola corsetta, quella ci vuole. Con la piccola, cos'è che misura? 27. È 9 o 9 e mezzo? 9. Oh, lo ridico anche in questo video, per comprarvi le scarpe dovete guardare la misura americana. Quando vi diciamo stesso numero, dovete guardare la misura americana di quella che avevate prima e di quella che andrete a comprare. Questa va bene a me. Se andate a guardare la misura UK e quella Eur, cambio per ogni marca di scarpe, tipo... chi è che è? Asics mi sembra che abbia 42 e mezzo, Nike per me è 43 e per Adidas è 43 un terzo, ognuna cambia, quindi ricordatevi la misura americana. Questa qua è una misura americana di Max, ma sta comoda anche a me, perché la verità è che la scarpa da passeggio la prendo mezzo numero più piccola. E cosa ne pensi di questa scarpa? Che me la sento pesantina al piede, me la sento anche abbastanza calda. Questa qua forse è una scarpa da utilizzare in autunno, massimo primavera. In inverno no, perché se piove si infarcica tutta. E per una camminata veloce le utilizzereste? Per una camminata veloce io non le utilizzerei. Poi se davvero le hanno fatte per quello io non le utilizzerei, perché camminata veloce me la vado a fare con un'altra scarpa. Senti, ma camminata veloce il tuo amico camminatore incallito non le utilizzerebbe mai queste. Gliele potremmo mandare, se non sappiamo che numero ha, però lo ringraziamo perché comunque giustamente mi fa sempre il tifo e quindi questo lo apprezzo particolarmente. È bellissimo perché Max sbaglia a caricare un'attività, tipo è andato da qua al box e lui gli risponde: sei stato bravissimo oggi, Max. Va bene, grazie Andrea. Vabbè, adesso ti faccio fare una corsetta, poi magari gli aggiungo un pezzo alla fine di questo video, anche perché non faremo la recensione completa, però sappiate che Timberland ha lanciato questi modelli per proprio permettere a noi podisti amatori di correre in maniera piacevole e comunque sono scarpe davvero interessanti. Va bene, grazie Andrea, ciao alla prossima. Ciao alla prossima. Tra l'altro sarebbe davvero molto elegante se vi iscriveste al canale per non perdervi ulteriori recensioni, anche perché nei prossimi giorni vi preannuncio grandi novità anche a livello tecnologico.
Per quanto concerne la scarpa, stiamo parlando di una scarpa Timberland da ginnastica, non necessariamente per correre, si chiama Progetto Oxford e la scarpa pesa 335 grammi e secondo me può essere in effetti utilizzata per camminate ed è molto elegante, ma al tempo stesso permetterebbe di correre abbastanza forte. Nei prossimi giorni vi sfido a indovinare quanto ci metterò a correre 10 km con queste scarpe. Metto il link qua sotto e se riesco vi farò un video dedicato. Chiaramente non pensavo di far correre Andrea con queste scarpe, lui è davvero un talebano. Io comunque nel frattempo vado a bermi un coffee, voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao!